un volto poco noto agli amici di Rete 8, Alessandro Battisti, direttore sportivo della formazione laziale. Ti faccio la battuta, era il risultato che speravi per non scontentare le due piazze, quella passata e quella presente? No, io oggi volevo vincere, speravo di vincere, però comunque il risultato che ci gratifica per quello che si è visto in campo, ma anche perché poi alla fine noi a riscaldamento abbiamo perso il quarto titolare, quindi una squadra come noi rinunciare a quattro titolari contro l'Aquila non è assolutamente facile, però sono molto felice. Nel frattempo il saluto in diretta tra mister Pagliari, eccolo qui, è il direttore Battisti. Giustamente mi sono spostato per agevolare l'incontro. Direttore Camilli, lì davanti, solo soletto, una stazza fisica clamorosa, però calcisticamente parlando fa reparto da solo. Sì, è un ragazzo che io ho conosciuto l'anno scorso quando era a Tivoli, è un ragazzo che mette l'anima e secondo me ha grandi margini di miglioramento. Lui è un giocatore che è cresciuto nel Pescara, si trova in Serie B a Brescia e poi scompare dai radar perché probabilmente qualche difetto ce l'ha. Io mi auguro che possa dare tanto così come sta facendo, perché è un ragazzo che ha grandi qualità secondo me e ha margini di miglioramento che probabilmente lui credo faccia fatica a vedere, però ci pensiamo noi a farlo crescere. La gestione arbitrale come l'ha vista? Forse gara che si è innervosita, si è incattivita senza motivo, tra virgolette, una gestione dei cartellini e delle punizioni da una parte e dall'altra, direi, forse un po' confusa. Sì, diciamo che magari lui è stato bravo all'inizio comunque a mantenere un arbitraggio abbastanza tosto, nel senso, cioè, a consentire un gioco maschio senza. Poi secondo me a qualche situazione probabilmente poteva essere valutata diversamente, però ripeto, oggi è stata una partita non facile, secondo me anche sotto quell'aspetto lì magari potevamo aiutarli pure noi un po' di più, non è accaduto. Però no, mi dispiace, io credo che mi dispiace perché dopo San Benedetto fuori casa e l'Aquila in casa, un punto, pensare che abbiamo preso solo un punto, sono molto dispiaciuto, soprattutto per i ragazzi. Però siamo contenti, guardiamo avanti, arriveranno. Anche tu, come Giovanni Pagliari, hai preso informazioni su quella che è stata la giornata odierna, sull'intero palinsesto di Serie D Girone F. Hai visto qualcosa di anomalo, tra virgolette, cioè avresti giocato in una ipotetica schedina qualche risultato diverso? Ma a parte che io quando c'erano le schedine da bambino le giocavo, poi no, non mi piace. Diciamo che economicamente sei rimasto sempre uguale. Assolutamente, sono rimasto all'1x2, però ma questo è un girone dove non possiamo sorprenderci di nulla, perché il Sora comunque che vince fuori casa a Vassenicali è un risultato importantissimo. Però questo lo sapevamo, è un girone dove l'equilibrio la farà da padrone fino alla fine, sia per chi ha ambizione di vittoria che per chi ha ambizione di salvarsi. Quindi squadre forti, squadre organizzate, è dura e sarà dura fino alla fine. L'impianto, il Riano Athletic Center, la categoria l'ha superata, l'ha scavalcata tanto tempo fa. Sotto l'aspetto invece dei giocatori che vanno in campo, Battisti, che promessa può fare agli appassionati di Riano e quando ci sarà questo switch da, non so, squadra normale a squadra super, come lo stadio, come l'impianto? Ma io credo che questa sia una squadra forte, malgrado l'età, malgrado il budget con la quale è stata costruita, però penso che sia una squadra che abbia grandi valori. E ripeto, concedere quattro titolari all'Aquila non è facile per nessuno e non credo che si sia vista la differenza, anzi penso che se c'era una squadra che meritasse qualcosa di più oggi credo sia proprio Roma City. Quindi siccome l'Aquila è una squadra fortissima che ambisce legittimamente al campionato, io penso che questa, come diciamo il press, è l'anno zero per noi, no? E quindi penso che abbiamo una buona base per costruire qualcosa e magari di essere all'altezza di quello che ci circonda al più presto. Non so se è presto, ma lei giustamente domenica scorsa era al Riviera delle Palme, vede la Samb come principale favorita in questo girone, non solo per la qualità tecnica della squadra, per l'allenatore, ma anche e soprattutto per la piazza che spinge ogni qualvolta i rossoblù scendono in campo. Ma per me è una squadra forte, è forte negli 11, ma è forte anche a differenza forse dello scorso anno, è forte anche nei cambi, quelli fanno la differenza e faranno la differenza, e quindi per me è una squadra forte. Però io penso che l'Aquila sia una squadra che abbia valori importanti anch'essa, così come penso che il Senigallia sarà
una squadra che uscirà fuori, così come penso che le altre che stanno lì sopra, l'Atletico Ascoli per me è una squadra forte. Chiedi Teramo 1-1, che segnale ha dato al campionato e alle due squadre e alle avversarie soprattutto? Il Teramo sta facendo secondo me un grandissimo campionato, una squadra giovane, una squadra costruita bene, che si trova in una bellissima zona di classifica, ed andare a pareggiare a Chieti non è assolutamente facile. Però io penso che il Chieti, se tiene botta e rimane lì fino alla fine, penso che col mercato di dicembre ne potremmo vedere delle belle. Saranno guai per tutti. Noi che lo raccontiamo, ovviamente, per noi che lo raccontiamo è un vantaggio, ovviamente, perché più giocatori forti arrivano in Serie D, girone F, è meglio.